Dopo il debutto, pronto alla seconda gara della Superior Cup, pilota sulmonese Cristian Micocchero, che torna sul circuito di Vallelunga, potremmo dire, insomma, un circuito di casa. Sì, è un circuito di casa perché è quello più vicino a noi, quindi diciamo che è una pista che io mi sono sempre trovato bene anche negli anni passati e ci sono tutti i presupposti per fare una bella gara. Abbiamo parlato del buon avvio, quindi diciamo che adesso si punta alla vittoria questa volta. Sì, ok, si punta alla vittoria, diciamo, è una grande aspettativa, però sì, alla fine l'obiettivo è quello, la vittoria o al massimo il podio, perché comunque al Mugello abbiamo fatto vedere di essere veloci e c'erano anche lì tutti i presupposti per vincere, poi abbiamo avuto un piccolo problemino in gara e abbiamo finito la gara quarti, però ora insomma è ora di riprenderci quello che ci è scappato al Mugello. Quello che è nostro. Beh, certo, l'abbiamo detto che giochi in casa, potremmo dire, però comunque il livello del campionato resta alto. Fra l'altro si è risolto questo problema al motore, quindi diciamo che adesso sei nelle condizioni di dare il meglio, no, di te. Certo, ora abbiamo risolto quel problema che avevamo avuto sul motore e quindi speriamo che, insomma, che vada tutto bene, che la sfiga come al solito la lasciamo qui e che quindi riusciamo a fare una bella gara. Prima di chiudere, tu non sei mai stato solo perché tutti ti hanno accompagnato ogni gara, però questa volta ci sarà anche, insomma, il tifo in presenza e direi che non è un particolare di secondo piano. Certo, essendo come abbiamo detto prima la gara tra virgolette di casa, parecchie persone di Sulmona, parecchi amici mi vengono a guardare e quindi questo diciamo mi aiuta ancora di più a far bene. E quindi niente, volevo ringraziare come al solito tutti gli sponsor che permettono tutto questo e voglio ringraziare Giulio Perpetuo che mi ha allenato tanto durante questo inverno, quindi fisicamente ci siamo preparati tanto. E tutte le persone, insomma, che mi aiutano in questo progetto.